Bersani Grillo, com'è la cosa? No, De Vito, eh. guardi, anche queste ultime parole lo evidenziano, quando Bersani mi sembra dica ci sono modi e modi di dare la fiducia, è chiaro che alludeva a un appoggio esterno, quindi Certo. pretendeva che il Movimento 5 Stelle uscisse dal Senato, non capisco perché, visto che, come è Lo noto, per il rispiegherà. regolamento del Senato l'astensione vale voto contro, Lo pertanto non rispiegherà c'è stata finché non alcuna, viene a e capo della concludo, domanda, però. pertanto non c'è stata alcuna intenzione di governare con il Movimento 5 Stelle, come del resto Bersani conferma quando dice non sono mica matto. Poi, se vogliamo insomma interpretare le parole, mi sembra che il senso sia talmente inequivocabile da non Insomma, lasciare adito al dubbio. Grillo non può pensare di cavarsela così, perché questa questione del non aver voluto contribuire al governo di cambiamento, il Movimento 5 Stelle se la porterà dietro a lungo e purtroppo non sarà solo Bersani a chiedere conto di quel no al governo di cambiamento che è stato Ma detto. E guardi, non ve la caverete con uno spottino di 10 secondi, perché la io televisione la sappiamo fare tutti e bisogna stare attenti non so di a quale, manipolare non le so frasi degli di quale altri. cambiamento parliamo, visto che entrambi questi partiti hanno governato negli ultimi 20 anni, non mi sembra con grandi Sì, risultati. continuate a dire che sono tutti uguali, che tanto i vostri elettori hanno ripeto, già questa. espresso un È giudizio su chiaro che poi questa c'è cosa stato che un dite. bombardamento mediatico su Sì. questo, no? Da parte, insomma, i due partiti si sono, come dire, legati, c'è stato un bombardamento da parte di TV e giornali che hanno evidenziato questo fatto che il Movimento 5 Stelle non volesse governare. Oggi Bersani ci conferma Rizzini, che questa volontà non c'è mai stata. Poi volevo fare però probabilmente una domanda a De anche Vito. noi È potremmo. vero, non c'è mai stata. No, c'è stata. Volevate governare? Questo a me sembra che Bersani per primo non volesse, poi No, ripeto, ho chiesto, volevate governare? magari anche noi possiamo aver sbagliato qualche Ah, ecco. passaggio, anche in termini di Ah. comunicazione, probabilmente fare una controproposta. Di certo la proposta di Bersani, 8 punti scritti così, insomma, Dovevano essere scritti cos'ha? non ci sembrava molto convincente. Noi abbiamo il nostro programma, ci è sembrato di aver detto che se Bersani voleva realizzare quei punti del programma, a cominciare dall'abrogazione della Il legge, vostro, cioè quelli. dall'abrogazione del Ho finanziamento pubblico capito. ai partiti, dal fare una legge anticorruzione e via discorrendo, allora se ne poteva parlare. Doveva fare il vostro programma invece del suo. Rizzini, lei stesso qualche giorno fa ha proposto alla vostra base romana un sondaggio. Dobbiamo fornire o no un curriculum per la Giunta Marino? E Grillo dal suo blog vi ha in qualche modo fermato. Ricapito, sì, Tutte c'era stata queste. l'offerta No, di è Marino chiarissimo. di un ingresso Però Guardi, voi non ci questo. pensate, state Guardi, rispondendo in qualche modo. Questo non potete sottovalutarlo, no? questo sicuramente può essere oggetto Perché Grillo vi ha di fermato discussione. sul. Cioè, voi ci voleva andare o no Arrivo, a arrivo a questo? tutto, arrivo a Marino a tutto. Roma. Questo sicuramente può Ci essere arriviamo quello che lei ha perché poi è detto, un. può essere. Mi Arrivo scusi, De Vito, subito. no, vorrei specifico che non è una questione soltanto romana, è una questione che è, diciamo, un po' un paradigma di quello che potrebbe essere anche il presente e il futuro del Movimento 5 Stelle nel rapporto con gli altri partiti. Cioè, Marino vi chiedeva di entrare in giunta, però Grillo E qualche soprattutto volta. i No, vostri Marino non ci ha elettori vi chiesto di chiedevano entrare di in giunta, Marino ci ha collaborare. chiesto di fornire un curriculum di una persona tecnica, che noi peraltro avevamo anche indicato in persone esterne al movimento, non iscritte e non certificate, da poter esaminare per decidere l'assessore alla legalità e alla sicurezza Tanto urbana. più, Non ci ha anche solo detto di per entrare in quello, giunta. siete stati Quello che le ha fermati. detto sicuramente può essere oggetto di discussione, siamo stati fermati perché comunque il sondaggio non è stato, questo è vero, correttamente svolto, doveva essere svolto sul blog nazionale, non c'erano i tempi e i modi per farlo. Detto questo, sicuramente quello che lei dice, magari a livello locale, può essere anche oggetto di discussione da parte del Movimento 5 Stelle. Marino offre Un a 5 posto. Stelle di entrare Esatto. in giunta. Loro dicono di sì, fanno la consultazione in rete, l'80% dice di sì e poi Grillo E dice di Grillo pone no. il veto. Siccome si è detto uno vale uno, e no, uno vale molto Uno più vale tutti. dell'80%. C'era il sindaco di Roma che ha offerto un assessorato importante Marino. a uno del Movimento 5 Stelle, lui ha detto no, non devi accettare, mentre gli altri volevano accettare. E allora far parte del suo movimento che significa? Dire soltanto di sì, ma già noi l'abbiamo avuto uno e ce ne siamo liberati. Addirittura, cioè Grillo come ti ricorda per certe cose No, Mussolini? ma il sentimento può essere vicino. Il sindaco Marino, il nuovo sindaco Sì, di Roma, ne ha abbiamo prima parlato, proposto sì. al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, De Vito, di entrare in giunta. De Vito aveva accettato subordinando la sua decisione diciamo, a una consultazione sulla rete. La consultazione si è fatta, la rete ha approvato questa scelta, Grillo d'Imperio l'ha annullata. Ecco, secondo me questo non è un modo
democratico di organizzare un soggetto politico, movimento o partito che sia. Ieri il Movimento 5 Stelle di Roma invitava a scegliere online un assessore del Movimento 5 Stelle per la giunta capitolina di centrosinistra. È stato condiviso che anche il Movimento 5 Stelle possa proporre dei nominativi. Ma Beppe Grillo ha sconfessato l'iniziativa dal suo blog. Mi colpiva però questa cosa, sì, del Comune di Roma, perché il sindaco Marino ha proposto al Movimento 5 Stelle di entrare in giunta. C'è stato un il Movimento 5 Stelle rete. Ha fatto il referendum in rete sulla base del principio che la rete decide. Promosso dal candidato sindaco. La rete ha detto partecipiamo, dopodiché Grillo dice di no. Allora chi è che decide? La rete o il leader mediatico? Cioè è come un po' lo streaming, no? Cioè lo streaming degli altri va bene, il nostro non va bene. Io lo dico perché comincia a emergere una contraddizione di fondo proprio nell'idea anche della democrazia della rete. E questa vicenda di Roma è la più esemplare, al di là della vicenda dell'espulsione della senatrice decisa dal 65% di 19.000 persone. Ma la vicenda di Roma è da questo punto di vista è significativa. La rete aveva deciso di partecipare e poi è arrivata l'opinione di una persona che conta più della rete, evidentemente, che dice non si può partecipare.